Buonasera a tutti, grazie di essere qui così numerosi nonostante il Natale. Il professore ha visto la potenza del centro studio Armando Sveni, che siamo in una fase calante degli incontri, però loro riescono sempre a realizzare questa grande mobilitazione, naturalmente per la qualità del programma e per la qualità dell'incontro e del nostro interlocutore di stasera. Stasera la nostra conversazione si svolgerà con il professor Amedeo Feniello, che è il coordinatore della Scuola Storica Nazionale di Studi Medievali. Il tema del nostro incontro è Quando il Nord era Sud, mondo musulmano ed economia del Mezzogiorno. Questo tema si riferisce in qualche modo anche ad un libro che il professor Feniello ha scritto molto di recente per La Terza, lo vedete qui, sotto il segno del leone, Storia dell'Italia musulmana. In effetti questo è l'oggetto dei suoi studi, studi molto originali che ci permettono di scoprire una parte della nostra storia che è, come scrive in premessa l'autore, è stata dimenticata perché è una storia di vinti, ma in realtà è una storia molto ricca, molto interessante, una parte molto importante della nostra cultura, della nostra tradizione, e quindi grazie anche agli studi del professore noi abbiamo modo di saperne di più, e anche perché, come dicevo prima, complimentandomi con il nostro autore, queste storie sono raccontate naturalmente in maniera molto puntuale, documentata, approfondita, ma con uno stile veramente brillante. E stasera ne parliamo con un altro nostro ospite tra i favoriti, che è il professor Francesco Violante. Quindi la serata si promette insomma un incontro di grande interesse. Bene, io adesso cedo il microfono al professor Francesco Violante, che introdurrà la nostra conversazione. Grazie. Allora, 5 minuti soltanto per introdurre i temi che sono contenuti all'interno di questo libro. In primo luogo, estremamente bello da leggere. Mi è capitato di dare un'occhiata su internet in un blog, era riportato appunto la lettura che è fatta di questo libro, preferita a molti altri volumi di narrativa che si erano accumulati sullo scaffale di colui che ha redatto il blog nel frattempo, e inizia il pezzo dicendo che solitamente non legge saggi storici, specialmente quando ha molti altri di narrativa da leggere, però questo libro l'ha particolarmente colpito ed effettivamente ha ragione. Quindi grande qualità letteraria del libro e delle traduzioni che trovate all'interno del libro dalle fonti appunto citate, non solo arabe, greche e latine. E siamo a Bari, quindi è un libro diciamo particolarmente importante perché per varie ragioni, per la ragione storica appunto dell'esistenza dell'Emirato, no? Di Bari e quindi dell'inserimento della Puglia, larga parte dell'Italia meridionale e non solo della Sicilia in questo contesto euro-mediterraneo musulmano, e stiamo parlando appunto dell'Emirato di Bari, quindi anche dell'esperienza storiografica di Giosuè Musca, che ha insegnato qui nell'Università di Bari, a questa esperienza dell'Emirato di Bari. Appunto Musca ha dedicato il libro pubblicato dalla Dedalo in una prima edizione nel 64, poi ripubblicato, che rimane un punto di riferimento fondamentale per, appunto, per queste vicende che infatti Amedeo Feniello cita a proposito dell'Emirato di Bari, quindi della presenza dei musulmani in Puglia, in Italia meridionale. È un tema, quello dei musulmani, davvero periodizzante, no? per la storia medievale. Chi di voi ha sentito nominare il nome dello storico belga Henri Pirenne ricorderà appunto la sua tesi in Maometto e Carlo Magno, in cui si riconosceva nell'intervento dei musulmani nello scenario mediterraneo come il vero punto di partenza del Medioevo, no? E quindi c'è stato un lungo dibattito su quanto di questa tesi possa essere conservato o quanto no,
il dibattito storiografico, il dibattito archeologico poi si è esercitato a lungo su questi, diciamo, sui punti nodali di questa tesi, e quindi stiamo parlando dell'Italia meridionale, dell'Italia musulmana, stiamo quindi parlando anche del Medioevo, degli inizi del Medioevo, della, diciamo, di problemi generali di periodizzazione. Stiamo parlando anche, a proposito di questo libro, di alcuni luoghi comuni, di alcuni stereotipi che circolano nel senso comune storiografico a proposito del, appunto, dei musulmani. Quindi, per esempio, perché appunto è citato nel libro, la civiltà islamica come una civiltà diciamo che domina su deserti, quando invece l'Islam è una civiltà che può produrre il suo sincretismo culturale, il suo sincretismo economico, civile, politico, filosofico, principalmente nelle città. Quindi è una, diciamo, è un dato, così come viene esposto nel volume, che smonta il luogo comune dell'Islam desertico, diciamo così. E come vedete anche dal titolo, in Italia meridionale, parlando in Italia meridionale di musulmani, parliamo anche della formazione, diciamo così, delle due Italie, no? Dell'Italia del nord e dell'Italia del sud, quando appunto l'Italia meridionale diventa sud d'Europa e in un certo senso diventa anche sud dell'Italia, e quindi il problema legato diciamo al divario economico, per come si è sviluppato poi nel dibattito storiografico, ma appunto con le varie sfumature che nel corso del tempo sono state apportate, no? A questo quadro dualistico, no? Dell'economia meridionale, e questo, diciamo, dovrebbe questo momento di passaggio dal nord al sud dovrebbe riguardare il momento in cui i normanni intervengono nella scena politica meridionale, creando questo iato, questa cesura. E ancora una volta, in Puglia, in Italia meridionale, parlare dei musulmani vuol dire anche, appunto, a seguito dell'esperienza normanna e sveva, parlare dei musulmani sotto legge cristiana, diciamo così, e dunque parlare dei musulmani, per esempio, in epoca sveva, con Federico II e poi con gli Angioini, e quindi parlare di questa straordinaria esperienza della colonia saracena di Lucera e delle vicende della repressione dei musulmani in Sicilia che portano alla fondazione della colonia. E dunque c'è un altro tema storiografico interessante, e non solo storiografico interessante, che sarebbe questo della tolleranza, se così si può dire, prima del governo normanno e poi del governo svevo, e in che senso si può parlare di tolleranza, se mai si può parlare di tolleranza. Quindi una grande massa di temi, e per fortuna abbiamo l'autore del volume che, insomma, cercherà di dipanare la matassa. Grazie. Io no, ringrazio, volevo innanzitutto ringraziare per l'invito signora Terza, il centro di studio Normanno Svevi, il professor Violante. Vorrei ricordare anche io il professor Musca, che è stato fondamentale soprattutto per questo lavoro sugli Emirati, sull'Emirato di Bari, che resta un'opera, secondo me, che va ripresa, ristudiata, riletta, anche per la modernità di alcuni temi che affronta e nella maniera con cui l'affronta. Io stasera però vi parlerò di qualche altra cosa, di economia, perché, insomma, è un tema che mi farebbe piacere sentire a tutti, no? E parlerò circa 3 ore, perché a casa mia non mi danno la possibilità di farlo, mia moglie mi impedisce di parlare sempre e in assoluto di Medioevo, e quindi stasera sarete qui fino alle 9 a sentire questa brevissima conversazione sull'economia dell'Italia meridionale, perché esistono dei paradossi storiografici, ideologici. Rispetto al Sud Italia c'è sempre stata una maniera, un modo di vivere questo mondo come se il Sud fosse qualcosa di marginale, che fosse da tenere
in un cantuccio, che non avesse una grande importanza, che non avesse una grande rilevanza all'interno della storia nazionale. È una cosa che è cominciata con l'Unità d'Italia, teorizzata in maniera brillante da Benedetto Croce, dove tutto ciò che era particolarismo, identità civica, identità cittadina, doveva essere in qualche modo soggiogato e reso subalterno ad un'unica idea di fondo, che era quella nazionale, il regno normanno sueco, la bellezza e la grandiosità delle grandi capitali di Palermo o di Napoli dopo, il primo grande tentativo nazionale. Tutto quello che c'è prima, Croce è precisissimo, dice, è caos. Uso proprio queste parole, anarchia. Un'anarchia che va dominata, come un alchimista che nell'Atamor lavora e riesce a tirare fuori quelli che sono gli elementi di reduzio ad unum. Quindi, particolarismo cittadino va cancellato, non va studiato. Storia del Mezzogiorno non va studiata. I musulmani, men che meno, c'era pure un problema di ordine religioso, oltre che ideologico, come potete immaginare. E invece no, una storia di grandissima ricchezza, che però non è stata studiata dagli italiani, tranne Michele Amari nell'Ottocento. Poi è una storia che hanno sviluppato, sondato, studiato, sviluppato a fondo soprattutto francesi ed inglesi. Gli italiani, tranne il professor Musca, ma chi è che si è interessato in maniera decisiva e ha studiato questi temi? I nomi non ce ne sono, insomma, quasi nessuno, pochissimo. E invece è una storia ricchissima, che conosce meglio Henri Presque e Jean-Marie Martin che la nostra accademia. E questo è un limite della nostra accademia, della nostra università, dei nostri studiosi, dei nostri storici. Vi propongo qualche cosa, e per farlo mi posso alzare? Posso? Cioè, oltre ad essermi arrivata la giacca, mi alzo pure, figuriamoci, proprio il massimo dell'eterodossia. Meno male. Prospettive: per capire questo mondo dovete fare un bel processo mentale e cambiare quelle che sono le vostre prospettive, perché quelle che sono le vostre prospettive in genere sono queste qua. La pianta di Mercatore, l'Atlantico al centro, l'Europa a destra e l'America a sinistra, il resto del mondo ai margini. Questa prospettiva non è la prospettiva, è un modo di vedere il mondo, ideologica, come tutti i modi di vedere il mondo. Anche se voi vedete la carta Peters, no? Quella famosa con le dimensioni diverse, ha sempre questa stessa struttura. Ma perché non mettere qualche altra cosa in un altro posto, il polo prima, un'altra cosa, e centrare questa prospettiva e rendere un mondo diverso da quello che noi immaginiamo? Questa è una prospettiva moderna, una cartografia moderna, ma è sempre la stessa. E se invece il mondo lo immaginiamo così? Guardate che questa immagine del mondo è molto molto particolare, non è che l'ho presa e l'ho inventata io, questa è estratta da un libro leggermente più famoso di quelli che tutti quanti qua dentro hanno scritto. Ha fatto un signore che si chiama Ferrand Brodel, il Mediterraneo sotto Filippo II. Lui prende questa pianta e dice: guardate, vi mostro come potrebbe essere il mondo. Se lo guardate bene, la cosa che colpisce di più ed è più indicativa, guardate come il Sahara schiaccia il Mediterraneo. Il Mediterraneo è un lago rispetto all'immensità africana. Il Nilo, che è proprio una ferita che taglia gran parte dell'Africa e arriva in questo laghetto. La Sicilia non è niente, è un pezzettino, un angolino dell'universo. Quello che è al centro è l'Africa. La cosa bizzarra è che la gente dell'Italia meridionale, gli africani, del 1154, c'è un errore lì, come i grisi, il mondo lo vedevano così, come quella carta di Brodella, sotto sopra, un'altra prospettiva,
Il Mediterraneo non era il mare di mezzo, era il Mar d'Africa. E questo, che vede qui, è il Nilo, questa è la Sicilia, questa è l'Italia, riprende perfettamente un'altra prospettiva del mondo, che era la prospettiva del mondo mediterraneo fra X e XI secolo, dove dominava un'altra logica religiosa, altre forme sociali, un'altra struttura economica, che era il mondo musulmano. E l'Italia a un certo punto, per una serie di circostanze non tanto bizzarre, si comincia nell'827 quando la Sicilia viene assalita dalle truppe musulmane che arrivano dal Nord Africa, questa ondata araba, berbera, che porta con sé non soltanto truppe armate, ma gente alla ricerca di nuove terre, che guarda questa Sicilia come un Eldorado, perché nell'immaginario collettivo la Sicilia era sempre il grande serbatoio, il granaio, una terra di ricchezza. Quindi arrivano ondate di popolazioni, non soltanto uomini in armi. Arrivano e cominciano a prendere possesso di questo mondo che è al nord rispetto a loro, l'estremo nord rispetto al mondo musulmano, il nord del mondo, l'ultimo confine del Dar al-Islam, l'ultimo confine del mondo islamico. Al di là di quello cosa ci sono? Come dicevano i romani, ci sono i barbari. C'è un bellissimo, questo mi piacerà perché sono meridionale, ma questa cosa in genere piace, c'è un racconto di questo viaggiatore arabo che a un certo punto fa un giro enorme, passa dall'Illiria, arriva attraverso le Alpi, arriva nella Padania e dice: oh mamma mia, e questi vivono come i curdi dentro le cavanne, e come fanno a vivere? Lui arrivava da Baghdad, perché questo mondo musulmano che vi sto cercando di farvi intravedere, di farvi comprendere qualche misura, non è un mondo di beduini, di predoni, è un mondo di città, quando in Europa le città non c'erano. Voi pensate per esempio al mito solito che abbiamo nei nostri manuali, no? Il mito dell'impero franco, Aquisgrana. Aquisgrana non era una città, aveva i simboli della città, ma non era una città. In quest'epoca Palermo, nel X secolo, Palermo aveva più di 100.000 abitanti, ma era una piccola città, perché Baghdad ne aveva più di 1 milione ed era il centro del mondo. Il Cairo ne aveva 700.000, Alessandria altrettanti, Cordova altrettanti, e così tutte le altre città, Almadia, Kairouan, oppure le città dell'interno del mondo islamico verso la Persia. Insomma, un mondo di grandi città, una rete di relazioni economiche veramente sorprendente. Io non è che voglio saltare uno rispetto all'altro, per carità, però c'è un dato di fatto storico. I musulmani sono gli unici che riescono a fare una cosa che è riuscita benissimo a un altro personaggio, insomma così, che si chiama Alessandro Magno. Questo signore è stato l'unico che è riuscito a mettere in relazione l'Oceano Indiano col Mediterraneo. Questo mondo si spezza con l'impero romano, le guerre con i parti, eccetera, eccetera. C'è una difficoltà di relazioni con l'Oceano Indiano. E il mondo musulmano invece riesce a superare questa barriera, rimette tutto in discussione, riesce a fondere di nuovo tutto, reintegra tutto. E i musulmani fanno un po', gli arabi, fanno un po' come fanno i giapponesi oggi, sanno imitare benissimo. E su questa imitazione ricreano. Loro riprendono tutto il patrimonio greco, latino, eccetera, e lo rielaborano. E poi arriva a noi. Arriva a noi a Salerno, arriva a noi a Napoli, arriva a noi ad Amalfi, arriva a noi a Palermo, arriva a noi a Bari, a Taranto, eccetera, eccetera, eccetera. In questa storia c'è qualche cosa che va al di là, che è l'economia. Ecco, questi sono i confini del mondo musulmano. Guardate l'ampiezza. Faccio crescere.
l'ampiezza, guardate, è tutto il Nord Africa, la Spagna, fino all'Oceano Indiano, con strade, reti di relazioni, città perfettamente integrate fra di loro. In una maniera inimmaginabile. Parliamo del X secolo, non è che parliamo del 2011. A un certo punto questo mondo musulmano, come vi dicevo, entra in relazione con l'Italia, con la conquista della Sicilia e poi con una lunga guerra santa che dura circa un secolo, con aggressioni continue, con tanti episodi, con il tentativo di prendere Roma, con l'emirato di Bari, eccetera, eccetera. Ma questa ondata musulmana viene messa ai margini. La guerra viene vinta dagli occidentali, soprattutto dai bizantini. Però i musulmani vincono in un altro modo. Perdono la guerra militare, ma vincono la guerra economica. Ora vado sul tecnico, adesso parlerò un'ora delle cose tecniche. D'oro. Parlerò d'oro. Perché, come giustamente diceva il professor Violante prima, esiste un signore che si chiama Henri Pirenne, un grandissimo storico belga, che diceva, quando arriva Maometto, dà la possibilità anche a Carlo Magno di venire fuori. Cioè, quando arrivano i musulmani, l'Occidente d'Europa non può avere più sbocchi sul mare, non c'è più la possibilità di commerci, si continentalizza e nasce un altro tipo di economia, di baratto, scompare l'oro, si fanno le cose in argento, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è vero, probabilmente è vero per l'Europa del Nord, ma nel Sud Italia avviene giusto il contrario, perché i musulmani portano l'oro. Quantità di oro enormi. Io mi sono divertito a vedere tutti i contratti di compravendita fatti tra X e XII secolo, un lavoro che non vi consiglio, fate qualcosa di più divertente nella vostra vita, ma 431 documenti, a un certo punto mi sono trovato di fronte a una novità incredibile che cominciano a usare oro nel sud Italia, prima da Amalfi, poi a Salerno, in contemporanea, agli inizi del X secolo, e poi a Napoli un po' più tardi. Che oro è? Da dove viene? Non è più l'oro greco, che è un monetone grosso così di 4 grammi, che si chiama solidus, detto da un grande storico che si chiama Sabatino Lopez, il dollaro del Medioevo. No, sono monete più piccoline, che si chiamano, prendono il nome arabo è rubai, significa appena coniate, fresche fresche. Il nome si trasforma e diventano i tarì. E questi tarì d'oro praticamente inondano il sud Italia. Li trovate in Puglia, in Calabria, li trovate a Napoli, li trovate alla Mafia, eccetera, eccetera, eccetera. Perché gli arabi portano moneta, moneta d'oro, ce l'hanno tanta. Sapete dove prendono queste monete d'oro? Può essere, non è tanto banale, eh? Innanzitutto dai saccheggi, rubano l'oro, lo trasformano, lo fondono, l'oro dei monasteri, l'oro delle città, quando loro prendono Siracusa nel 878 si portano via tanto di quell'oro che l'emiro chiede in Egitto, dice scusate ma voi mi avete detto che c'erano 7.000 vasi d'oro, perché me ne portate solo 5? Si sono persi. Dice come si sono persi? Voi del cammello mi portate solo le orecchie? Dice no, ma era tanto l'oro preso nei saccheggi. Poi c'è un altro mezzo. Le tombe egiziane. Andavano a prendere l'oro nelle tombe egiziane. Maurice Lombardo questo lo racconta con molta, molta, molta chiarezza. C'erano proprio delle corporazioni di gente che venivano pagate per fare questo. Andavano nelle tombe, prendevano, saccheggiavano, tiravano fuori l'oro, lo cambiavano in moneta. Terzo importantissimo strumento è quello delle miniere. Le miniere del Sudan, che poi salendo arrivavano fino a un posto che si chiama Sijil Masa, ecco l'oro del Sudan, vedete, arrivava in questo posto che si chiama Sijil Masa, poi nelle grandi città veniva trasformato in moneta, grazie anche
a una grande invenzione musulmana che si chiama l'amalgama, con l'uso del mercurio, che prendevano soprattutto nelle miniere spagnole all'epoca sotto controllo musulmano. Capito la relazione? Oro del Sudan, altro minerale che arriva dalla Spagna, città, mar Mediterraneo dove si muovono navi musulmane, arrivano poi in Italia. Non parlo due ore. Beh, e noi che cosa gli possiamo dare in cambio in questa economia, in questo gioco economico? Cosa possiamo dare in cambio? Loro ci portano l'oro. E noi? Prima di tutto, gli schiavi. I più bravi di tutti a vendere gli schiavi sono i napoletani. I longobardi li chiamano i latrunculi partenopenses, il che vi dice tutto di una civiltà antica dei latrunculi partenopenses. E loro vanno a fare veri e propri saccheggi di popolazione. Ma la cosa più drammatica di questa storia, che è intrisa di lacrime, di gente affamata, depredata, eccetera, e che spesso sono le famiglie che chiedono agli schiavisti, ai mercanti di schiavi, di portare via i propri bambini e le proprie genti, perché vivono meglio come schiavi piuttosto che rimanere a casa propria. Guardate, è drammatico, c'è un cronista del Camperto che racconta questo, una cosa drammatica. Gli schiavi, non dovete immaginare soltanto bassa manovalanza, dovete immaginare qualcosa di molto vario. Per esempio gli eunuchi, era il prodotto più pregiato. Un eunuco valeva l'ira di Dio dei soldi. Esistevano scuderie di eunuchi nel sud della Francia, per esempio. Su 10 bambini evirati ne sopravviveva uno. L'offerta era bassissima, la domanda delle corti bizantina, musulmane e poi dopo normanne, altissima. E questi venivano coltivati. Quelli che sopravvivevano venivano sottoposti a un tirocinio durissimo e diventavano coltissimi. Alla fine diventavano anche grandi esponenti della corte, erano ammiragli, eccetera, eccetera, la corte normanna, per esempio. Ma pensate al terrore psicologico, alla crudezza di questa storia. Bene, gli uomini del sud Italia sono bravissimi a vendere schiavi, da cui prendono qualcosa che io ho definito una sorta di accumulazione primaria, vendono schiavi, prendono soldi, monete d'oro, e li reinvestono in qualche altra cosa. E comincia la grande fortuna della cosiddetta, fra virgolette, Repubblica Marinara di Amalfi, o di Napoli, o di Salerno. Comincia la grande stagione della prosperità del sud Italia, della ricchezza del sud Italia. Non vengono soltanto schiavi, ma vendono una cosa che ai musulmani piaceva da morire. Proprio ci impazzivano, come i jeans dei Dolce & Gabbana, che sono i turbanti di seta. Dovete pensare che per ogni vestito di una famiglia di un aristocratico, per il vestito il turbante valeva il doppio, solo il turbante. Seta per fare turbanti, presa dove e prodotta dove, fabbricata dove? Fabbricata in Sicilia. Uno storico, un grande storico del mondo ebraico alto medievale, che si chiama Shlomo Gottain, quando parla della Sicilia dice: sapete, questa era la Manchester dell'undicesimo secolo. Palermo era la Manchester dell'undicesimo secolo. La paragona a una delle grandi capitali della rivoluzione industriale. D'accordo, sì, Palermo. Si faceva questo, turbanti, si facevano i farcas, si facevano tappeti, si facevano altri tessuti, eccetera. Ma da dove la pigliavano questa seta? La seta arrivava dalla Calabria, dal mondo bizantino.
esiste un grandissimo documento, divertente già da vederlo perché è lungo 7 metri, che è il Brebion della Chiesa Cattedrale di Reggio Calabria, studiato da uno storico francese, André Villieu, dove praticamente è un inventario dei beni di questa chiesa. Perché da Costantinopoli chiedono: voi dovete versare le tasse, fanno una specie di 7,30. Il Brebion è un 7,30, nel quale sono riportati ben 25.000 gelsi, che sapete che sono le piante sui quali poi si usa, poi il bago da seta cresce. E perché tutte queste piante? Poi a un certo punto si trovano pure gelsi dell'Avellinese in quest'epoca. Perché tutta questa seta? Perché c'è una domanda di seta grezza da parte siciliana e da parte africana. Poi un altro tessuto importante, il lino. Ibn Vokal, che è un cronista arabo, arriva a Napoli e dice: questa è la città del lino. Dice: ci sono stoffe bellissime, e questo lino è un altro prodotto. E poi i prodotti della terra, anche il vino, un po' strano, ma anche il vino. E poi soprattutto una cosa: contrabbando d'armi. I musulmani comprano le armi, che loro chiamano le armi franche, e le comprano a Napoli, per esempio, dove c'è una bella comunità di Ferrari che facevano anche le armi per i musulmani. Chi è che mette in relazione questi due mondi? La Sicilia, il Nord Africa e il Sud Italia. Mercanti, arabi, musulmani, ma poi cominciano a divertirsi pure i locali, gli amalfitani, che vanno per mare e cominciano a fare triangolazioni economiche che sono spaventose. Esistono i documenti su questo, lettere dei mercanti ebrei della Genizza del Cairo, e viene fuori un panorama veramente straordinario. Straordinario. Guarda che circolazione. Stretto di Messina, Amalfi, Almadia, nord dell'Africa, Alessandria d'Egitto. Il guadagno è enorme, sono 280 dinar. Ogni dinar pesa 3 grammi e 8 circa. Questo mondo va avanti, si sviluppa, cresce. Fino a quando? Fino a quando arrivano i normanni. Quando arrivano i normanni, questo mondo si spezza, si disintegra. Innanzitutto perché la Sicilia non ha più la capacità, la guerra impedisce gran parte dei commerci, esistono delle cronache terribili di genocidi, ammazzamenti e cose varie. Chiaramente i commerci non è che possono crescere e svilupparsi in una situazione del genere. Ma i normanni spezzano questo rapporto con l'Africa, che diventa un rapporto di forza verso l'Africa, non di dialogo con l'Africa, e soprattutto immettono nel contesto degli altri soggetti totalmente nuovi: pisani, genovesi. I pisani, quando arrivano intorno al 1135-37 nel sud Italia, la prima cosa che fanno, sapete qual è? Non guardano in faccia a nessuno, distruggono Amalfi. Il competitor, quello che avrebbe potuto essere un elemento di concorrenza, lo distruggono, purtroppo la città la danno al suolo. E poi arrivano i genovesi, il modello di tutti, Benedetto Zaccaria, marinaio, mercante, pirata, il creatore del monopolio dell'allume da Chio fino a Genova. E gli arabi che fine hanno fatto? Vengono mandati via. E gli amalfitani, i napoletani che facevano commerci, che ruolo hanno? Un ruolo marginale, sempre più locale, sempre più ristretto. Non guardano più a Alessandria d'Egitto, a Costantinopoli, ma a casa loro. Allora fanno la colonia a Bari, fanno la colonia a Palermo, si sviluppano sul territorio, ma sempre come intermediari di una logica economica molto più ampia, che è quella del nord Italia. E affronta la trasformazione da nord d'Europa,
da nord del mondo, il sud Italia è diventato il sud d'Europa. Da un'economia di sviluppo, il sud Italia si trova a vivere un'economia di crescita, ma marginale, e condotta questa volta, è diretta questa volta, da soggetti che non sono più da noi, ma stanno nel nord Italia, a Firenze, a Genova, a Venezia e a Pisa. Grazie. Sono breve. Beh, grazie. Comunque grazie per questo. Ok, grazie. Per quello che ci ha mostrato, perché è effettivamente un'operazione intellettuale fondamentale, no? Quella di cambiare la prospettiva. Che diciamo, la presentazione di quelle carte hanno un impatto, credo, molto forte. Il cambiamento del punto di vista consente di cogliere degli elementi, degli aspetti che sfuggono, seguendo, diciamo, sempre lo stesso, la stessa prospettiva, lo stesso paradigma interpretativo. E, parlando del Mediterraneo, del Mediterraneo alto medievale, di questa grande ricchezza di commerci, mi è venuto in mente un altro libro di Musca, Carlo Magno e Harun al-Rashid. E in quel volume Musca poneva un problema che poi è stato ripreso anche ultimamente in una delle grandi sintesi sull'economia alto medievale di Michael McCormick, scritto un volumone alle origini dell'economia europea, in cui questa vicenda, diciamo, è trattata, è citata, e nella ricostruzione, diciamo, del panorama del Mediterraneo alto medievale, oltre, diciamo, alla parte economica, viene riportata anche una parte che a volte sfugge, che è quella dei rapporti non economici, cioè degli scambi non economici, cioè per esempio quella delle ambascerie. E appunto perciò mi veniva in mente, diciamo, il contatto, lo scambio diplomatico tra la corte franca e quella di Harun al-Rashid. E, ovviamente mi sono venuti in mente i numerosi contributi che Salvatore Tramontana ha dato allo studio della vicenda dei musulmani in Italia meridionale, di alcuni aspetti in particolare nella storia della Sicilia. Salvatore Tramontana, che è ospite fisso delle giornate Normano Sveve, no? Sì, è stato. E a proposito di questo, diciamo, della vicenda dei musulmani in Sicilia, vorrei chiedere ad Amedeo Feniello di dirci qualcosa, di raccontarci qualcosa sulla creazione della colonia di Lucera, perché sulla repressione dell'elemento musulmano, cioè quando anche fisicamente questo mondo economico precipita, cade, si distrugge anche fisicamente. Io ho sempre un po' di difficoltà quando devo parlare della storia di Lucera, perché voi vi ricordate quella cosa di Enea, quando Enea arriva a Cartagine e guarda i vari dipinti che riportano la tragedia di Troia, no? E Enea guarda e dice: sunt lacrime rerum, ci sono lacrime nelle cose, no? Ecco, in questa storia di Lucera, forse più che in altre storie, veramente ci sono lacrime, e tante. È una storia terribile, di un genocidio totalmente sconosciuto. La storia è questa qui, me la dico brevemente. Carlo II d'Angiò incarica un suo, diciamo, cavaliere di corte, uno degli amministratori di corte, che era, sembra, di queste zone, di Andria, di Brindisi, non mi ricordo bene, si chiama Giovanni Pipino, e dice: Barletta,
che sa meglio di me, vuole. No, la ringrazio, perché non mi ricordo più niente. Fa bene a dirmelo, perché faccio pure brutta figura, vedete che. Alza, meno male. Beh, Giovanni Pipino cosa fa? Il re gli dice: mi devi risolvere. Pensate bene alle parole. Pensate bene a queste parole. Dovete risolvere, caro Giovanni, devi risolvere il negozium Lucerie, l'affare di Lucera. Già in questi termini è inscritta tutta la drammaticità dell'episodio. Giovanni Pipino arriva, entra in città con un numero di armati, non si dà molto peso a questa cosa, all'interno di una comunità grossa. Lucera musulmana aveva 20-25 mila abitanti, non era una piccola città. Arriva e con un colpo di mano prende tutti i capi della comunità e li spedisce a Napoli. È il primo atto, cioè taglia la testa del gruppo dirigente cittadino. Un altro particolare scabroso, li manda a piedi a Napoli. Qualcuno dei capi della comunità è molto vecchio, muore per strada, e per non fare brutta figura con la cancelleria angioina, che si aspetta 100 persone, invece ne arrivano 98, a quei due fa tagliare le orecchie ai cadaveri in modo da testimoniare che erano vivi, poi sono morti per la strada. Comincia così, poi diventa sempre più raccapricciante. Sembra di leggere e sembra di vedere la storia del quando si legge dei Sonderkommando durante la Seconda Guerra Mondiale, quando arrivavano nei villaggi dell'Ucraina o della Polonia, no? Negli shtetl ebraici. Questa gente ignara, una comunità florida, tranquilla, che viveva senza grandi scossoni, a un certo punto cominciano, prima questo gruppo dirigente che viene falcidiato. Dopodiché, come spesso succede, non voglio dare giudizi, perché sulla vita delle persone, sulle situazioni delle persone non si può mai entrare. Giovanni Pipino riesce a coinvolgere e a convincere uno dei capi della comunità a tradire la sua comunità e a farsi dare i nomi di tutti casa per casa. Stilano una sorta di vademecum della morte. E a quel punto Giovanni Pipino sa dove deve mettere le mani. La gente di Lucera comincia a capire che sta succedendo qualcosa di terribile e comincia a combattere. Si combatte casa per casa, per circa una settimana, una guerriglia terribile. Molte di queste persone vengono prese e sgozzate direttamente davanti al castello. Alla fine tutte le famiglie rimaste, parliamo di più di 15.000 persone, vengono incolonnate e mandate verso i porti di Bari, di Taranto e di Napoli. Colonne. Nel corso di questa marcia, famiglie, gente sotto shock, bambini, immaginate tutto quello che può essere, vengono assaliti dalle popolazioni circostanti, che li depredano, li ammazzano. Alla fine questa folla inebetita arriva nei porti e noi abbiamo una contabilità della morte, perché esistono i registri che ci raccontano dei prezzi degli schiavi di Lucera e del guadagno tratto dal sovrano della vendita di questi schiavi. E avete proprio i prezzi per il bambino X, per un artigiano Y, per quest'altro delta, Epsilon e così via. La cosa più drammatica di questa storia è che alla fine di agosto 1300 della comunità musulmana di Lucera non è rimasto quasi più niente. Non c'è nessuna memoria
che li abbia ricordati. Giovanni Pipino diventa un eroe. In un'Europa in quel momento, dove nello stesso momento si vivono episodi analoghi, la cacciata degli ebrei dall'Inghilterra, gli episodi di Maiorca e così via. È un contesto europeo che guarda all'altro come totalmente diverso. E con questo episodio si chiude anche la vicenda del libro, non poteva essere altrimenti. Ma vi posso garantire che raramente questa storia che ho avuto modo di scrivere è una storia di tolleranza, non è mai una storia di tolleranza. È più fantasia, è più l'esaltazione di figure monarchiche come Federico II, che è l'ideatore di Lucera, ed è quello che ordina la grande pulizia etnica che avviene in Sicilia. Pensate solo a questo: la Sicilia araba aveva circa 600-700 mila abitanti nel XII secolo, diciamo all'inizio del XII secolo. Alla fine del XIV secolo la Sicilia c'ha metà degli abitanti. I mancanti sono i musulmani, o sono scappati o sono stati ammazzati. Quindi è necessario rivedere, ma non per una sorta di revisionismo storico, non è questo, ma è necessario anche rivedere delle figure, anche rivedere dei personaggi, anche rivedere delle forme ideologiche. Perché se no dobbiamo parlare anche di altre storie. Io trovo estremamente interessante questo aspetto della progressiva omogenizzazione culturale dell'Europa, la cristianizzazione in Sicilia e nel resto dei territori occupati da musulmani oppure da bizantini, sul piano religioso, anche sul piano linguistico, ovviamente la penisola iberica. Questo aspetto di omogenizzazione culturale fa il paio appunto con l'invenzione del nemico, cioè con la costruzione della categoria del nemico. E quello che mi è sembrato di cogliere anche in alcuni passaggi del libro è che questa invenzione del nemico vada di pari passo anche, e questa è una cosa che riguarda anche noi, con l'invenzione della tradizione. Quando si parla di tradizione, di radici, no? Che noi sempre pensiamo come perpendicolari, diciamo così, stiamo facendo anche una storia, stiamo ripercorrendo anche una storia, purtroppo a volte inconsapevolmente, di appunto di esclusione, di apporti culturali, di apporti appunto economici o religiosi e sociali che a un certo punto sono stati espulsi, no? dalla memoria e quindi dalla tradizione. Quindi diciamo, si seleziona la memoria, no? Si seleziona la storia in base ai criteri, diciamo, dominanti, no? Del periodo appunto in cui questa invenzione viene prodotta. E diciamo, se pensiamo alla nostra vicenda personale, alla vicenda dell'epoca in cui stiamo vivendo, forse possiamo trovare qualche elemento, qualche analogia. Non avevo preparato una presentazione, quindi appena mi vengono in mente le cose, le domande gliele faccio, quindi torno indietro dal punto di vista cronologico, no, rispetto a Lucera, chiedendo ad Amelio di parlarci, di dirci qualcosa sull'Emirato di Bari. Diciamo, prima che dica appunto qualcosa sull'Emirato, rileggendo le pagine che a questo dedica nel libro, mi veniva in mente qualche dato nuovo sul piano storiografico, sul piano archeologico, che è possibile mettere in relazione con questa vicenda, no? Come
sapete, o appunto se leggete il libro di Amedeo oppure quello di Giosuè Musca, trovate che diciamo, non sono molte le fonti che parlano appunto della vicenda dell'Emirato, e le fonti stesse sono a volte molto stringate, che so, gli annali di Cassino oppure Archimperto citano, essendo a volte appunto annali, citano ad anno diciamo l'evento, e dopodiché si passa ad altro, quindi rimaniamo con una montagna di dubbi dentro, cerchiamo di diciamo di sciogliere. E dal punto di vista archeologico, per esempio, io lavoro a Foggia e diciamo, le ricerche archeologiche si sono spinte, diciamo, hanno prodotto molti risultati in ambito, diciamo, di Capitanata, prima, diciamo, siti cronologicamente, diciamo, che definiamo tardo antichi, ma adesso sta venendo fuori qualcosa anche da stratigrafie alto medievali. Per esempio Ascoli Satriano oppure che so, Ordona o altri centri che hanno una vita, diciamo, alto medievale fiorente, cosa che non sembrava, non appariva dalla storiografia, quindi un grande portato nuovo di queste ricerche. E poi numerosi siti a un certo punto interrompono la propria vita a metà del IX secolo. E allora ovviamente con i colleghi si discute, ma che cosa è successo, no? Nel IX secolo? Ovviamente appunto queste brevi notizie dagli analisti meridionali ci parlano appunto di queste vicende di guerra che coinvolgono per esempio i musulmani, di questo emirato non si hanno i confini, però le razzie no, delle armate musulmane si spingono da Bari fino appunto a Canosa, ad Ascoli fino a Benevento, no? E quindi, diciamo, sono aspetti che continuano ad essere, cioè, che vengono ripresi perché c'è anche del nuovo sul, diciamo, su questo, in questo campo. Io ti ringrazio per questa precisazione. Penso che il maggiore contributo possa proprio arrivare dall'archeologia. Ne parlavo proprio ieri con uno dei più interessanti archeologi medievali italiani in questo momento, Federico Marazzi, che sta lavorando a San Vincenzo al Volturno, e lui in un suo recentissimo libro appunto su San Vincenzo descrive il momento dell'arrivo dei musulmani, della razzia musulmana, come un momento di cesura. A quel punto lì cambia anche non solo la fisionomia di San Vincenzo, ma anche quelle che sono le direttrici economiche della stessa abbazia. Quindi dall'archeologia sicuramente può venire l'unico contributo, perché dalle fonti scritte non credo che non si possano trarre altri risultati. Quello che è fondamentale però capire, secondo me, è che non si trattava soltanto e puramente di razzie, di assalti episodici, ma spesso di avventure militari perfettamente congeniate, come quella per esempio di Ibrahim dell'inizio del X secolo, che si scrivono in una logica di scontro fra civiltà e fra imperi che dura 150 anni. C'è uno scontro fatto alla sograzia, soprattutto fra i fatimidi del Nord Africa e i bizantini, che ha prima come teatro di guerra il Sud Italia e poi in un secondo momento ha come teatro di guerra il Nord Africa. Ma la guerra lunga, con scenari che cambiano, con un clima di jihad che porta per esempio al Cairo al massacro della comunità romea, cioè sarebbero i mercanti amalfitani che erano lì che vengono ammazzati tutti quanti, cioè una cosa che ha molto molte sfaccettature, che è stata pochissimo studiata e che ha vari centri di interesse: l'Italia, Cipro, Creta, le coste le coste greche, il Nord Africa, le coste del Medio Oriente, insomma la Spagna, una cosa molto molto ampia. Vorrei ritornare poi su un'altra cosa, su questo fatto della riconoscibilità, questo discorso sull'io, sull'identità, perché c'è è un vero e proprio gioco di facce,
un gioco di specchi dove il nemico doveva essere identificato in maniera precisa. Allora, da una parte, i normanni e i cristiani in genere, quindi i normanni lo fanno con ancora più precisione, quando guardano i musulmani dicono: questi sono gli agareni o sono gli ismailiti. Ma dietro questi termini esiste un mondo. Agar è la schiava di Abramo, da cui ha il figlio Ismaele, che secondo Isidoro di Siviglia è il creatore dell'idolatria. Quindi sono gli idolatri, la gens ateo rebelle. E è tutta poi una terminologia che tende sempre a identificarli come indegni, lontani da Dio, i politeisti. Dall'altra parte, i musulmani usano lo stesso linguaggio, uguale, con qualche aggiunta, tipo, questo mi ha fatto ridere molto perché sembrava Geronimo, un film di John Wayne, i visi pallidi. A un certo punto c'è un poeta che, quando parla di questa battaglia vinta dai musulmani, dice: i visi pallidi gialli di paura. Bellissimo, questi visi pallidi è fantastico. E così tutta poi una serie di, tutta una terminologia che riguarda soprattutto i sovrani, cioè quei sovrani che noi vediamo sempre e tendiamo a esaltare, i grandi sovrani normanni, i Guglielmi, Ruggero II, Federico II, ma non avete idea che i termini si sprecano. Generalmente questi scrivono, dice: e poi Federico II fece questo, che sia maledetto in eterno, e poi questo ha fatto questa, e che sia maledetto in eterno, e in continuazione c'è questa frase: speriamo che finisca, speriamo che se ne vadano, speriamo che questa chiesa la riveda un altro giorno sotto forma di moschea. Un'altra cosa bellissima: a un certo punto uno dice: la mia meravigliosa moschea, ora distrutta dal rumore delle campane. Bellissimo. Bellissimo, un'immagine fantastica, fa capire come è cambiato un'epoca. Questo rumore delle campane che annunzia Cristo, e invece no, per il musulmano. E quindi è tutto quanto molto particolare. Ci sono domande? Prego. A proposito di questa ultima cosa che ha detto, a me risulta che non furono proprio i musulmani ad avvisare Federico II quando finalmente si convinse a partire per una delle tante guerre sante che lui non voleva fare. Non furono proprio loro ad avvisarlo che quando ci sarebbe recato in vista sulle rive del Giordano, dove fu battezzato Gesù, che c'era il rischio di un attentato da parte dei templari. No, sì, questo è. Quindi voglio dire, lui era comunque considerato dai musulmani alla stessa stregua degli altri imperatori. Siccome lei prima ha detto che comunque non ne parlavano bene né dei normanni né degli svevi, a questo punto ecco perché le pongo la domanda. So di questa cosa. C'è una differenza. Cioè, non è che possiamo fare. C'è una cosa, è un musulmano che vive ad Antiochia o vive a Gerusalemme, è un musulmano che sta in Sicilia. Sono delle situazioni completamente differenti. Come c'era la gente a corte, i musulmani a corte di Federico II, come ce n'erano tantissime nelle corti normanne. Quello che ho cercato di mettere in luce io non è tanto, a me non interessava Federico II, interessava la gente, che cosa succede. Quello che le posso dire con sicurezza, al di là di quelli che possono essere gli aspetti militari, strategici, politici, di rapporti, che ci sono, che sono continui, l'accordo che fa Federico II per la soluzione della crociata, ma il suo atteggiamento verso quelli che stanno a casa sua, perché i musulmani a un certo punto, tra la fine del... tra gli anni 90,
del XII secolo e gli, i 40 anni, i primi 40 anni del 200, loro creano una sorta di emirato indipendente all'interno della Sicilia, autonomo, che batte moneta con un esercito, e comincia una guerra di resistenza con la pulizia etnica, viene fatta paese per paese. Come sono vere quelle storie lì? Esistono altre che sono vere, sono leggende? Non lo so, perché queste sono riportate da un cronista arabo del 300, quindi non solo sono vere, ma è una storia veramente bellissima, della principessa di Entella. Questa fatemela raccontare, perché manca mia figlia la vuole sentire. Abbiate bontà, almeno questa. Sta arrivando pure. La storia è questa qui. Il capo della resistenza, che si chiama Abu Ahmad, viene preso in un agguato e fatto prigioniero. Federico II lo tortura personalmente, dicono le fonti, con uno sperone. Si diverte. Secondo questa cronaca successiva, sembra che la figlia abbia continuato la resistenza su un castello di Entella, che gli scavi archeologici hanno messo in luce che proprio nel periodo è scomparso, intorno agli anni 30 del 200. Questa donna fa la resistenza e Federico II manda una bella serie di cavalieri e lei organizza i suoi armati, che in un agguato riescono a ammazzare questi 300 cavalieri. Federico II rimane stupito dalla capacità di questa donna e allora, non potendo prenderla con la forza, cerca di aggirare e usare mezzi politici e la chiede in sposa. E la donna manda una lettera a Federico II di una bellezza commovente, perché dice: ma tu ti interessi di me, che sono l'ultimo essere della terra. Io sono stupita di questo tuo interesse, meravigliata. Tu che sei il grande imperatore che gestisci il mondo, e io sto qui nella mia rocca. E non capisco questo interesse nei tuoi confronti, perché dovrei sposarti? Tu che sei così grande e io che sono così piccola. Manda la lettera, dopodiché fa come a Masada. Prende tutto il suo entourage, tutte le persone del castello, e si suicidano tutti quanti, compresa lei. Questa storia è stata raccontata soltanto da un arabista, pure ebreo, oltre che arabista, pure ebreo, che si chiama Levi Provenzal, in un piccolissimo saggio di 4-5 pagine. E allora, ben venga l'arte della caccia col falcone, ben vengano i rapporti, ben vengano tutto, la grandezza, Kantorowicz, la monarchia, il mito del ritorno, tutto quello che volete voi, però viva Dio, facciamo pure venire fuori quest'altra immagine, che è un'immagine dell'imperatore, non è l'emblema dello Stato o solo quello, il modello di Kantorowicz, per esempio, è anche altro, è anche una persona che è il protagonista, è colui che guida una polizia etnica fatta villaggio per villaggio, con la distruzione sistematica dei villaggi, col depauperamento di una società. Un notaio del 1300, 1320, 1330 dice: qua non c'è più commercio, non ci sono più musulmani. Cambia il mondo. Vorrei che questo venisse anche fuori, ma non per revisionismo storico, ripeto, per necessità storiografica, come dire. La ringrazio. No, grazie a lei. Prima di tutto mi complimento con Amedeo per questa
bellissima relazione che ha fatto a tutti quanti. Riferisco un piccolo episodio che io ho appreso qualche mese fa, tu sicuramente lo conosci, è un po' divertente proprio riguardo al rapporto fra mondo latino, mondo arabo e così via. Siamo ai tempi di Boemondo, all'inizio del secolo XX, Boemondo lotta col fratello, un po' vanno d'accordo, un po' litigano per acquisire il controllo di Bari e del suo territorio. A un certo punto Boemondo acquista un certo potere e conia monete. Ecco, in questo convegno io ho appreso che l'emblema, l'immagine che sta sulla moneta è totalmente uguale a quella che io ho ritrovato nei sigilli di documenti di Boemondo. Benissimo, tutto sommato questa è una cosa abbastanza chiara, semplice. Boemondo poi diventa, in seguito ad altri accordi e così via, principe d'Antiochia. Per qualche anno se ne va in Oriente. Conia moneta con il principe d'Antiochia, ecco, l'immagine è la stessa. Solo che su questa immagine del principe latino ci hanno messo il turbante in testa. È uguale, no, è perfetta, io le ho viste, un collega non mi manca, presentato, perfettamente uguale, solo che, come dire, si sono adattati, hanno messo il turbante, non si inventano nuove immagini. Quindi questo cosa penso? Poi tu correggi se sbaglio. Ecco, i rapporti erano mossi, non è che qui sta uno e qui sta l'altro e non entriamo in contatto. E poi, forse un po' la domanda. L'economia, la guerra, la lotta, Lucera è un negozio, le fonti ci dicono, non è che si, loro non è che si pregiano di aver ucciso i musulmani, li hanno venduti, che ci guadagnano soldi. E la componente, se puoi dire qualche cosa, sulla componente religiosa in tutto questo, a Lucera non solo ammasso, ma cambio di nome, divento Santa Maria, nel nome, credo, se non sbaglio. Nel nome della fede che avviene tutto questo. No, assolutamente. Non... È evidente che quando si parla di pulizia etnica si parla di eliminazione totale. Sui motivi del perché avvenga, chiaramente esiste un dibattito, fatto generalmente dalle stesse persone, insomma sono Martin, Bresca, Pulapia. No, davvero, potrebbero anche riunirsi a casa mia a cena e potremmo discutere di questo. Ma questo ormai fa parte dei nostri giochi. E nel caso di Lucera convergono molti aspetti. Per esempio, all'inizio del Novecento è stato messo soprattutto in luce l'aspetto economico di un regno in grave crisi economica all'indomani della guerra del Vespro che deve fare cassa. E siccome i musulmani di Lucera erano considerati servi fisci, cioè servi del fisco, proprietà demaniale, della proprietà demaniale il sovrano ne poteva fare quello che voleva, anche come fa a vendere. Poi esistono i motivi religiosi e ideologici. C'è un prete francescano di cui ora non ricordo il nome, come Balletto di prima. Io guardo te, amato, pure per avere. Mi sembra che fosse Raimondo Lullo, no, ma forse mi sbaglio, sicuramente mi sbaglio. Che questo va corte per corte in Europa dicendo: ma si benedetti ebrei, si benedetti musulmani, li volete cacciare o no? E in contemporanea con Lucera, che avviene nell'agosto del 1300, sempre nel 1300, per esempio a Napoli, la comunità ebraica napoletana è costretta tutta quanta a convertirsi al cristianesimo, nello stesso anno. Quanto c'entri poi il giubileo, quanto c'entri il fallimento della crociata, tutto fa brodo, perché poi c'è Maiorca, poi c'è la cacciata del 1290 degli ebrei dall'Inghilterra verso la Francia, già i primi la Reconquista che va avanti, cioè è tutto un grande movimento nel quale si scrive anche la necessità della creazione di un'identità nazionale, cioè sono le monarchie in crescita, come questo è quello che pensa Bresca, per esempio, cioè quello che dicevi giustamente tu, creiamoci un'identità, deve passare anche nella consapevolezza di chi è l'avversario e la conseguente eliminazione dell'avversario, quindi mandiamo via fuori gli ebrei dall'Inghilterra è un elemento. E questo quindi
la dice lunga su quelli, sulla complessità di fenomeni come quelli che sono avvenuti, come quello di Lucera, o nel ruolo di alcuni sovrani. Ma ebrei e musulmani erano insieme, sì, discriminati dai cristiani, sì, in questa epoca, sì, a differenza di quella nostra epoca. Ah sì, che sono un'epoca tranquillissima. No, non solo. No, forse Marzia, vuoi dire qualcosa tu, perché tu sei più maestra. No, io sono maestra, ma anche delle stesse. No, perché voi sapete, io sono la professoressa Gaudi. No, dicevo, sono le forme un po' diverse. Nel caso di Federico II ha un atteggiamento ambivalente, per esempio, anche nei confronti degli ebrei. No, gli ebrei, per esempio, dell'Italia settentrionale, un certo tipo di atteggiamento, per cui dell'Italia meridionale ne ha un altro, cioè sono forme un po' diverse. Lo street anti-ebraica cresce in Europa dall'undicesimo secolo, sostanzialmente, già la prima crociata, sì, poi, sì, se vogliamo, no? La strage della Gunza, eccetera. E la cosa che mi faceva pensare, nemmeno io ricordo questo inquisitore, era un domenicano, credo, non un francescano, questo che... Ma ad esempio a Salerno la distruzione della sinagoga viene addirittura ordinata nei primi anni di regno di Carlo I, quindi addirittura prima dei vescovi siciliani, e c'è la distruzione della sinagoga. Ma io volevo tornare invece, se mi consentite, un attimo indietro, cioè al momento che Amedeo ci ha spiegato così bene questa sera, cioè il momento in cui questo mondo mediterraneo è un domenicano. È un domenicano. Non ricordo come si chiama, ma è un domenicano. No, è mondo lui. Domenicano. Poi vediamo. Vabbè. Mi ricordavo, signorino, vedete? Volevo tornare un attimo a quello che dicevi tu all'inizio, no? Cioè, c'è fatto di questo capovolgimento di prospettiva. E mi veniva in mente come in realtà poi, in fondo, anche le fonti cosiddette di parte, no? Poi sono le fonti scritte, sono le fonti cristiane, quindi ovviamente... il musulmano è politeista, sporco, brutto, cattivo, nero, il diavolo, no? È scuro perché... Però in fondo certe volte anche le nostre fonti cristiane ci rimandano immagini diverse. E ricordo un episodio famoso, forse lo ricorderai, quello dell'anonimo salernitano, di Eferio, principe di Salerno, che uscendo dal bagno incontra un musulmano a Rane, che era venuto a commerciare nel mercato di Salerno, non a caso, siamo nel IX secolo, quindi ciò significa che era normale e abituale che queste città ospitassero mercanti musulmani nei loro mercati, e Guaiferio offre il suo fazzoletto al musulmano, il suo turbante al musulmano, a proposito di turbanti, e questo significa che il musulmano ricorda questo gesto, come dire, di cavalleresca, e salva Salerno dall'attacco dei musulmani. Lo salvano poi grazie a Rina, avvertendo gli amalfitani che sono a Tunisi. Quindi c'è tutta una, come dire, anche in fondo una fonte tutto sommato che è sicuramente antisaracena, no? Che è l'anonimo di Salerno. No, approfitterei pure della presenza della stessa Gabri per chiedere qualche cosa sul rapporto fra i santi. No, tra i santi e musulmani. Prima e poi no, io non devo rispondere. No, io non posso che... Parliamo di questo da 20 anni, cioè rispondere su questo. Io ricordo per esempio un episodio che riguarda, penso, Sant'Elia il Giovane. No, perché questa è una storia molto bella, perché c'è questo santo che affamato, distrutto in questo clima di guerra santa, di jihad, di guerra, di sopraffazione, eccetera, eccetera, che lui è un santo anche musulmano, un santo guerriero, è uno dei modelli che vengono presi per scrivono le agiografie su di lui, perché è il modello vincente di quello che deve essere la reazione. Eppure a un certo punto si avvicinano dei saraceni, il cui termine viene probabilmente da saraca, che significa rapina, eccetera, e questi saraceni si avvicinano a questo povero santo monaco senza mangiare, eccetera, si avvicinano e gli danno da mangiare. E lì c'è l'incontro di due civiltà che in quel momento stanno combattendo. Perché la vita, perché la normalità delle condizioni, perché la situazione che è successa, perché
Ma quello che è interessante è che la geografo lo riprenda. Cioè, quello che mi colpiva è che anche un episodio così, che poteva essere perfettamente cassato dall'autore, venga comunque ripreso e riportato e non dico sottolineato, ma comunque esiste. Quindi questo è dall'idea anche di quelli che potevano essere i rapporti. Non è completamente impermeabile. Non è completamente impermeabile. Ma quello che più che colpisce, perché in questo clima di guerra santa nel sud Italia, che riguardava Bari come Napoli, che riguardava Reggio Calabria come Taranto, bisogna far fronte a questa guerra santa. E allora quindi si chiedono nuove leggi, bisogna per esempio risolvere il problema come battezzare i bambini in territorio musulmano. Quindi si dà la possibilità anche ai laici di battezzare. Oppure uno dei problemi grossissimi che vengono affrontati, il problema degli stupri. Come considerare la donna che è stata stuprata? Esiste tutta una casistica che riporta volta per volta quelli che devono essere gli atteggiamenti. Cioè, questo mondo di guerra santa è giocoforza anche uno spazio di dialettica, giocoforza, di necessità, di trovare delle soluzioni a quello che sta succedendo. Sembrerebbe che nel corso dell'Emirato di Bari, questo Musca, nelle ultime pagine del suo libro, che sono di una bellezza e di una modernità veramente eccezionale, ma anche proprio narrativamente riesce a focalizzare da quei pochissimi elementi. Cioè, immaginate costruire un discorso su una manciata esilissima di documenti, eppure lui riesce a tracciare un quadro molto netto dove la popolazione cristiana sotto dominio musulmano sembra che abbia vissuto poi con difficoltà l'arrivo dei cristiani, certo, perché si trovava in una situazione migliore. E l'atteggiamento per esempio di uno degli emiri, il terzo soprattutto, quando c'è un episodio molto importante, ci fa conoscere due cose parallele. Arrivano tre pellegrini, due italiani e uno francese, sembra la barzelletta, però arrivano e l'emiro li fa venire a casa sua, li ospita a casa sua e gli fa un lasciapassare per andare in Terra Santa. E vengono imbarcati su una nave che porta schiavi. Vengono imbarcati a Taranto su una nave che porta schiavi, quindi noi veniamo a sapere che da Taranto venivano portate navi che portavano schiavi verso la Terra Santa, insieme a dei fortunati pellegrini che però arrivano a casa dell'emiro e trovano non un atteggiamento di guerra, ma trovano un atteggiamento dialettico, di ospitalità. Perché paradossalmente fa parte sia della nostra che della loro religione, insomma, così. Ma anche quando furono cacciati via gli ebrei, molti cristiani non volevano che andassero via, perché l'economia nel 1400... Ma il pascià di Istanbul, quando li vede arrivare, dice, scusate, ma il vostro re è un re capace... che ha grandi capacità politiche, non mi sembra se fa uscire la ricchezza da casa sua e la fa venire qua. E dice, voi potete venire, vi porta a Salonicco, e Salonicco diventa il grande centro dell'ebraismo spagnolo. Però fa parte di una logica crescente, cioè, assolutamente crescente. Questo tema della dialettica tra civiltà, tra mondi. Forse è bene sottolineare o ricordare che questa dialettica era anche interna, no? Ai mondi. Cioè, uno dei grandi stereotipi anche contemporanei, no?
è quello di considerare, di vedere il mondo islamico come un tutt'uno, come un monolite. Assolutamente. Cioè, appunto, vediamo l'Islam oggi. Milioni e milioni di appunto un miliardo di cittadini, di persone che si professano musulmane, come se non ci fosse alcuna differenza interna, con differenza di ordine sociale, di ordine economico. La stessa cosa è anche nella storia di questi cinque secoli di Italia musulmana. Quei normanni che conquistano l'Italia meridionale e la Sicilia sfruttano proprio appunto i conflitti interni, i dissidi interni. Assolutamente. È un tipo di società che appunto non... diciamo la identifichiamo come musulmana, come islamica, però non deve essere appunto un'etichetta riduttiva, no? La Sicilia era la Sicilia era un, noi pensiamo alla Sicilia musulmana, in realtà c'erano due grandi gruppi, uno diciamo arabo nordafricano, l'altro berbero. E i berberi erano considerati musulmani di serie B. Questo genera tutta una serie di scontri che alla fine arrivano quasi alla guerra civile, allo scontro fra città, perché i berberi chiedevano un loro spazio all'interno di questo mondo siciliano. Ma non arrivano soltanto berberi e nordafricani, perché arrivano gente dalla Nubia, gente dal Sudan, spagnoli, a un certo punto è un folto gruppo di spagnoli che arriva e dà una mano alla conquista. Poi tutti questi si mescolano col mondo, con i bizantini presenti, con commissioni mai viste. Fresco parla anche di un mozarabismo siciliano. E una confusione tale che quando arriva un integralista religioso come Ibn Vukkal, che viene da Baghdad, e guarda questi siciliani, dice: questi sono una manica di pazzi religiosi, perché molti musulmani sposavano delle cristiane e i figli avevano la possibilità di scegliere la religione che volevano. Non è che dovevano essere per forza musulmani, potevano essere anche cristiani. Poi pagavano la jizya, il tributo, e la cosa finiva lì. Cioè, bisogna anche rivedere quelli che sono i canoni di quello che noi concepiamo come tolleranza, criteri di tolleranza e così via. Anche se però la cosa, ve lo dico forse perché questo pure fa ridere, la cosa che colpisce più Ibn Vukkal e dice: i siciliani, oltre ad essere nati sotto un segno negativo, che è il segno del leone, che secondo lui è un segno negativo, dice: i siciliani non andranno molto bene avanti. Gente che non sta andando bene con la testa, sono un po' pazzi tutti quanti, perché mangiano le cipolle. E per lui le cipolle era il peggio del peggio. La cosa insomma, che colpisce da un punto di vista antropologico, che può far sorridere noi, ma da un punto di vista antropologico colpisce, è che i trattati poi del 300 riprendono questi re di Ibn Vukkal e dice: sì, quelli sono pazzi siciliani, come i marocchini che mangiano i cani. Quindi c'è un immaginario alimentare che però è specchio di una identità. Volevo dire un'altra cosa rispetto anche al discorso delle anche tutte le città siciliane. Ognuno aveva poi una sua identità. Probabilmente esistevano anche dei clan all'interno di queste unità cittadine, che rispecchiano quelli che sono modelli per esempio andalusi o modelli del Nord Africa. E poi il contatto con il Nord Africa è continuo. Cioè, voi dovete pensare a gente che stava in Sicilia e poi andava a insegnare a Baghdad. Non è che ci andava con Ryanair. Cioè, pensiamo agli spazi e pensiamo anche alla capacità che avevano queste persone del dominio geografico dello spazio.